After eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the Hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises, the Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti se è la vostra prima volta, come vi dico sempre in questi casi, sono il vostro Centro Silver e anche oggi vi porto un video di Lords of the Fallen, uno degli ultimi video, sono proprio l'ultimo, perché sto esaurendo proprio il materiale da portarvi di Lords of the Fallen, poi accetto anche delle richieste, se vi serve qualche video in particolare ve lo faccio a riguardo di oggettistica, com'è questo video. Cosa faremo in questo video, ragazzi? Andiamo a recuperare un item per il trofeo di tutte le munizioni, che è la granata di olio di serpente migliorata, non questa che ho, la versione migliorata, che poi alla fine, anche su questo personaggio, da quello che ho capito, è proprio l'ultimo oggetto che mi manca per completare la collezione di tutte le munizioni, o forse il penultimo, comunque io il trofeo l'ho già fatto. Detto ciò, allora, noi partiamo, attenzione perché qua è abbastanza tostarella la situazione, quindi partiamo dall'arcano, o potete partire anche dalle profondità, io preferisco partire dall'arcano, e dall'arcano ci muoviamo verso, ragazzi, eccoci qua, verso questo ascensore che voi dovrete aver sbloccato, perché vi facilita tanto la vita per arrivare a questo oggetto. Io vi mostro con lo shortcut perché i miei vogliono essere video per chi deve recuperare gli oggetti, non chi si deve fare tutta la strada. La strada, ragazzi, ve la fate e vi esplorate il gioco. Se vi manca qualcosa, io vi aiuto, ma quando vi rendete conto che vi manca qualcosa. Non so se mi sono spiegato adeguatamente, ma ecco qui, adesso prendiamo finalmente l'ascensore, nel senso, vi lascio esplorare in Brain Drain, quando siete sbloccati tutti dite mi manca questo oggetto, allora venite qua e vedete quello che vi manca. Anche per questioni di tempi di video, ragazzi, non, se mi metto ad esplorare tutte le profondità vi faccio un video inutile di 40 minuti che non serve a niente. Ora attiviamo, schippiamo i vari nemici che non è il caso di combattere. Qui se volete mettetevi un semino, se non vi sentite sicuri e tutto. Noi passiamo di qua, prendiamo questa scala. Anche nel caso cadessi non è che muoio, ragazzi, però
Io preferisco prendere la scala. Ok, passiamo di qui. Eliminiamoci giusto questi qua che ci danno fastidio. Ne arrivo un altro di là. Allora, siamo quasi arrivati a destinazione. Siamo praticamente a destinazione. State attenti in questa zona. Eliminiamoci questo. Eliminiamoci questo. Se volete essere sicuri più avanti, mi sembra che potete mettere un semino là avanti. Ci sono anche due arcieri. Scendete qui. E qua, ragazzi, viene difficile di questa cosa. Ovvero un salto che dovete fare calcolato al millimetro. Correte. Ecco qua, il bello della diretta. Il primo salto è andato. Vediamo il salto in mondo Umbra e come ci viene. Ve lo lascio, ragazzi, perché. Correte. Ed ecco qua, stavolta è venuto. Come vedete ci arrivate praticamente al millimetro e avete un secondo salto da eseguire che è lì. È molto più semplice questo. Ed ecco qui, granata di olio di serpente migliorato. L'oggetto l'abbiamo trovato. Ora se volete fate un salto dall'altro lato, praticamente per giungere tranquillamente a destinazione. Io a questo punto mi faccio una falena perché se non fossimo in Umbra, ma siamo in Umbra, siamo sotto i colpi dei nemici. Quindi, e torniamo appunto alla nostra vestigia dell'Arcano. Ok, gente, allora, se il video, come sempre, vi è piaciuto, vi è stato utile per trovare questo oggetto, la granata di olio di serpente migliorato che vi mancava, vi chiedo come sempre di piazzare un pollice su, un like per supportare questo video. Oppure, se volete sapere quando e come metterò online un altro video che probabilmente non sarà di Lords of the Fallen, ma riprenderò le varie serie, vi farò qualche short, pubblicherò un post, andremo in live, no? Che è da un po' che non ci andiamo, da troppo tempo che non ci andiamo, quindi ve le riprendo. Io vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella in alto a destra se lo fate, perché in questo modo riceverete la notifica di quando faccio una di queste cose. Inoltre, se volete sapere quando e come pubblico qualcosa, oppure volete seguirmi ufficialmente anche in questo caso, perché ricarico tutto lì a livello di clip che posso ricaricare e a livello di link che condivido, vi lascio in descrizione se volete seguirmi attivamente tutti i miei social, partiamo da Instagram fino a i vari gruppi Facebook, il gruppo tematico Lords of the Fallen Italia PS5, i gruppi generici, i pazzi di Sontro Silver e la nostra community gaming Game Spoiler. Quindi vi lascio tutto in descrizione, ragazzi, andate a cliccare, controllate e se volete raggiungeteci. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video e ovviamente vi ringrazio tutti di aver visto questo di video. Ciao ciao a tutti!